In queste ore Silare Non Possum è venuto in possesso di documenti riservatissimi della Congregazione per la Dottrina della Fede che vanno a condannare Don Mauro Inzoli per pedofilia. Il caso ovviamente non è attuale, è risalente nel tempo. L'indagine canonica era partita nel 2010, quando a Crema, diocesi dove era incardinato Don Mauro Inzoli, che oggi ovviamente è stato dimesso dallo stato clericale, era vescovo Oscar Cantoni. Oscar Cantoni, come sappiamo, è stato scelto da Francesco quale cardinale, una decisione ovviamente sua, personalissima, della quale è liberissimo di essere orgoglioso anche, ma è bene conoscere queste persone. Oscar Cantoni era vescovo di Crema quando scoppiò il caso di Don Inzoli. Nonostante ci siano delle testate giornalistiche che prendono anche le difese di quest'uomo dicendo che sostanzialmente lui fu il primo a scrivere una lettera quando scoppiò il caso, Silare Non Possum ci tiene a sottolineare che Oscar Cantoni scrisse la lettera proprio perché, se si leggono le prime quattro righe di quella lettera pubblicata nel 2012, appunto era scoppiato il caso mediatico. Cantoni si è sempre mosso in tutte le sue attività, sia da prete che poi da vescovo, sia a Crema che poi a Como, soltanto quando il caso scoppiava. Pensiamo ad esempio al preseminario San Pio X, quando lui fu intervistato dalla trasmissione televisiva Le Iene, si rifiutò assolutamente di parlare con chiunque, nel frattempo però sapeva benissimo che cosa era accaduto all'interno del preseminario. Il caso di Don Inzoli è molto importante perché, nonostante l'indagine canonica portata avanti dallo stesso Cantoni portò all'accertamento di abusi e soprattutto, come scrive il Cardinale Müller e la Congregazione per la Dottrina della Fede in questo decreto che è all'interno del fascicolo che abbiamo ottenuto, la Congregazione dice il Vescovo Cantoni trovò ovviamente gli elementi e ebbe la conferma che questi elementi erano veri, ma non solo, Don Inzoli addirittura confessò alcuni suoi atti. Nonostante questo, Cantoni decise di infliggere una pena di 5 anni di vita privata, dove vietava la celebrazione ovviamente pubblica e di avvicinarsi ai minori, per soli 5 anni. Giustamente, per fortuna, c'erano le norme che aveva promulgato il cardinale Ratzinger sotto il pontificato di Giovanni Paolo II e quindi la procedura prevedeva che il decreto del vescovo arrivasse a Roma alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che si occupava e si occupa dei delicta graviora, ovvero dei delitti più gravi all'interno della Chiesa, e la pedofilia ne fa parte. La Congregazione glielo rimandò indietro dicendo testuali parole: se i fatti sono provati, come dici tu, e soprattutto sono stati reiterati, devi assolutamente dimetterlo dallo stato clericale. Cantoni quindi emette il decreto soltanto perché la Congregazione lo obbliga a farlo, ma poi cosa succede? Viene eletto Francesco e Cantoni si fa voce presso anche lo stesso pontefice per fare una cosa al Papa, che il Papa poi nel 2017 ha riferito alla Commissione per la tutela dei minori che non avrebbe mai più fatto, però intanto lo ha fatto. Ovvero ha chiesto al Papa di avvocare a sé la causa. È un potere che il Papa ovviamente ha, ovvero dire: prendo io la causa, la Congregazione ovviamente è al di sotto di me, faccio io. E sostanzialmente il Papa condannò Inzoli alla pena che voleva Cantoni, ovvero a una vita riservata, ma non alla dimissione dallo stato clericale. Sappiamo benissimo chi è Don Mauro Inzoli, sappiamo benissimo che aveva un sacco di soldi e ovviamente gestiva un patrimonio incredibile, amava il lusso, era soprannominato Don Mercedes. Nonostante questo, Francesco fa firmare un decreto alla Congregazione della Dottrina della Fede dove garantisce al sacerdote anche il sostentamento economico. Cosa avviene? In quegli anni, dal 2014 al 2016, peraltro il decreto del 2014 lo abbiamo anche pubblicato con una foto su Silare Non Possum, Don Mauro Inzoli ricade, come dice Francesco, ricade, ovvero reitera i suoi delitti, e Francesco soltanto nel 2017 è obbligato a dimetterlo dallo stato clericale.
Quegli abusi però che sono stati commessi dal 2014 al 2017 restano sulla coscienza non solo di Inzoli ma anche del Papa e di Cantoni, che oggi viene promosso come cardinale, ovvero come soggetto che consiglierà il Papa. Chissà cosa pensa anche il cardinale O'Malley di questa scelta.